Ecco, partiamo dalla targa. Vedete, Umbria Sport Events, e i tuoi successi, il tuo impegno fanno grande la nostra città. Ilaria Giunchiglia. Ilaria, direi una bella testimonianza di affetto e di riconoscimento di quelli che sono i sacrifici che si fanno per fare brillanti risultati nello sport. Sì, sono contenta, sono fiera di me per questo, non lo sono sempre stata, speriamo sempre meglio, perché ho capito che credere in se stessi è la maggiore arma per fare meglio. Se non ci credi veramente non riesci a fare quello che vorresti. Senti, però essere considerata tra le eccellenze dello sport ternano credo che sia qualcosa di importante, no? Sì, sì, è importante, è bello, e non penso che ci sia niente di meglio di sentire il calore della propria città che ti è vicina, e quello che forse manca quando siamo lontani a fare le gare è proprio questo, a volte manca proprio l'affetto, ecco. Senti, l'emozione della pregara, delle pregare, e l'emozione della salire sul palco e dell'essere sul palco, c'è differenza, c'è equivalgo, no? Diciamo che salire sul palco è sempre più piacevole, nel senso che è più soft come botta energetica, diciamo, e non c'è la paura di sbagliare. Quando sei in gara invece non devi sbagliare, quella è la più grande paura, dovresti dimenticare la paura per essere soft così come si è sul palco, quello sarebbe il top della forma. Senti, che anno è stato per Ilaria Giunchiglia il 2016? Il 2017 è stato un anno molto importante, ho vinto anche quest'anno il titolo di campionessa italiana, e diciamo che nelle gare, ma anche al national, come campionato italiano sono in testa io, e soprattutto le gare all'estero sono andate tutte bene, sono sempre dietro la campionessa del mondo che è Maria Cuscina, che è imbattibile. Purtroppo sono caduta proprio all'ultima gara, che era il mondiale, ho avuto uno stress e un compito non facile, e mi ha fatto capire però che c'è bisogno di aiuto. Quando arrivi a un determinato livello non puoi pensare di fare con la tua testa, ma devi avere un aiuto. Stai pensando a un mental coach anche te? Sì, per forza. Sai, Alessio Fuloni ha vinto un mondiale, io ero quotata per il secondo posto, e quando sono arrivata lì dovevo fare quello, e ho sentito troppo il peso perché era nelle mie corde, ma essere seconda al mondiale dopo la campionessa del mondo storica non è facile, infatti avrei avuto bisogno di qualche consiglio sicuramente. E invece noi mamme, per risparmiare, per cercare di stare più a casa, cerchiamo di eliminare qualcosa che in realtà serve, ecco, diciamo così, diciamo che ho imparato che serve qualcuno che ci supporti, insomma. Bene, allora, buona scelta di questi per l'aiuto, in bocca al lupo per quella che sarà la prossima stagione ormai. Sì, sì, praticamente c'è il National, speriamo di riavere il titolo di campionessa italiana per il quarto anno consecutivo, perché poi il National da noi conferma anche il titolo italiano. Quindi non basta vincere tutte le gare di campionato, devi comunque confermare con l'ultima gara, e a breve, a una settimana, quindi speriamo bene, io ce la metto tutta, anche se non sono in formissima perché psicologicamente sono un po' giù, però diciamo, vediamo di tirarci su così. In bocca al lupo, speriamo che questo premio contribuisca a tirarci su. Grazie, grazie mille Ivano.